Bella raga, no, non si vede un cazzo. Siamo alla fiera di Trivano, che in confronto a quella di Consiglio fa cagare. Però vabbè, non abbiamo fatto un cazzo perché io sul Tagada non ci vado e c'è tutta roba per bambini. Abbiamo trovato. Perché hai paura di andare sul Tagada? Stai zitto, Dio. Niente bestemmie, una data di notte 140 e anche di più. Hai paura di andare sul Tagada? Basta, guarda il Tagada, non è che c'ha paura. Vabbè, andiamo avanti, andiamo via dalla fiera. Ho fatto il vlog solo adesso perché non ci avevo voglia. E lì c'è Ezio di Yulti. Che non è Ezio Yulti, però vabbè, era Ezio Yulti veramente. Adesso stiamo andando a casa mia, non stoncheratemi, perché vabbè. Sì, vabbè, quando arriviamo a casa tua finisco il vlog. Intanto c'è la canzone di merda. E quando, ogni volta che pompavano auto blu, tiravo tanti di quei porconi. Ma non l'hanno mai pompata auto blu? Sì, l'hanno pompata due volte. Tipo, la prima volta ne ho tirati tipo 25, la seconda almeno 40, 45 così, anche 50. Vabbè, niente, io che sono stupido faccio il vlog quando andiamo via, ovviamente. E niente, Temporini si è preso tipo delle nocciole tostate. Sì, proprio qua. Perché ne facciamo tipo gli spacciatori di nocciole, che non si vede tipo niente. E Temporini adesso si va a ammazzare in mezzo alla strada. No, non è vero, per fortuna, vabbè. Tipo qua c'è... non si può parcheggiare qua, però vabbè, ci sta dove. Vabbè, raga, adesso siamo arrivati nell'oscuro delle tenebre. Che qua... oddio, devo buttare. Qua davanti c'è casa mia. E non vorremmo vedere niente perché c'è lo scuro delle tenebre, però adesso c'è la luce, quindi e siamo... perché sennò mi venite a cercare. Siamo due coglioni e vabbè, niente, vabbè. Però non la facciamo vedere casa di tempo, se no arrivano tipo gli trans che lo scopano, vabbè. A parte che, a parte che arrivano già, però non ne vuole il doppio, gli bastano già quelli che arrivano. Sono tipo 150 alla settimana più o meno. Ok, qua sono ubriaco. Facciamo un ubriaco. Non facciamo vedere nessuno. Vabbè, adesso... boh. Sì, praticamente la sagra di Trivano è una merda. Potevo far vedere la sagra di Trivano. Dio caro, mi è caduta la sacca. Solo che praticamente è una merda la sagra. Sì, appunto. Senti qua. Cos'è? Senti qua. Anzi, è meglio. Molto buono. Sono troppo buono. Fa cagare. Non è buono. L'unica cosa buona è che sono crispy e sono di Nutella un po'. E già il caramello intorno. Ah, ecco perché. No, sì, già sono buone. Però non lo so, vabbè. Le mandorle fanno cagare. Facciamo un ASMR. Vai! Senti! No. Senti! No, seriamente, domani ASMR con Temporini e Damiano sul canale. Ma quando? No, dai, non è vero. Quando andiamo in piscina, facciamo altri vlog in piscina. Io sabato non so neanche se vanno in piscina. Sabato andiamo di nuovo in piscina con Selve, quindi venite tutti, facciamo un raduno, così poi le ragazze si incazzano. L'altra volta eravamo solo maschi, quindi abbiamo fatto le robe gay, però questa volta no. Vabbè, e adesso Deborah ci fa vedere qualcosa di Trivano, qualcosa che per cui Trivano è famosa. Dai, un cazzo. Perché gli stupratori che si mettono 50 centimetri. Infatti prima siamo andati tipo in una scuola dove avevano stuprato qualcuno, vabbè. E niente. Io ho tirato tanti di quei porconi. Te lo sei inventato te che hanno stuprato qualcuno? No, l'hai detto tu. Non è vero, non lo hai inventato. Sì che è vero, sì che è vero, vabbè. Tipo è di là più o meno.